Ciao a tutti! Oggi video tutorial di make-up, vi mostro il make-up che ho realizzato, che ho pensato per il giorno di Natale. È un simil smokey, quindi leggermente più scuro rispetto al solito, e l'ho realizzato con due palettine, quindi il grigio, i colori un pochino più sul grigio li ho presi dalla palettina di Essence All That Grace e gli altri colori dalla Nude Tude di The Balm. Il trucco in questione è questo, zoom un po' così riuscite a vederlo. Spero si noti. Ho usato il grigio, un po' di bordeaux e degli illuminanti. Ecco qui. Ed è veramente semplicissimo come ogni mio trucco, non essendo io una make-up artist, non mi posso cimentare in trucchi difficilissimi. Sulle labbra ho usato il matitone, questo qui, Velvet Lipstick di Deborah, il numero 2, che a me piace tantissimo. E niente, io spero vi piaccia, fatemi sapere tutto nei commentini, io vi lascio al tutorial e vi mando un bacio. Ciao! Allora, comincerò prendendo dalla palettina Essence, questa qui, la All Day Grace, l'ultima, prenderò i due colori più chiari, il rosa chiaro e il rosa quello un pochino più scuro, e lo andrò con un pennellino. Ma anche con le dita andrò a metterlo su tutto l'occhio. Proprio su tutto l'occhio. Questo è molto chiaro e quindi vanno fatte più passate. Poi sotto ancora, sotto l'arcata sopraccigliare, andrò a mettere questo colore qui, che è il Stand Offish della palettina Nude Tude, The Balm, questo qui bello shimmer, sotto l'arcata sopraccigliare, così do un tocco di luce in più, e qui verso il condotto lacrimale, che proprio va a illuminare l'occhio. Poi prenderò il grigio, questo più chiaro, questo argento diciamo, con un pennellino a penna, lo sbatto un pochino perché sono molto polverosi questi qua, e vado a disegnare la C. Così si vede un po' meglio. Abbiamo zoomato. Saliamo anche e andiamo oltre la piega dell'occhio. Ecco qua. Abbiamo dato una forma di C. Dalla palettina Nude Tude andrò a prendere questo bellissimo bordeaux. E andrò a picchiettarlo sempre con un pennellino a penna, andiamo a togliere gli eccessi, qui dove ci ho passato, dove non sono andata a mettere il grigio, quindi metterò il bordeaux, che poi naturalmente andremo a sfumare. Vedete? Sembrerà scurissimo, ma in realtà poi lo sfumeremo. E poi, sempre nella piega dell'occhio, andrò a mettere questo qui grigio più scuro per dare un certo distacco tra il bordeaux e il grigio.
e nel condotto, verso il condotto lacrimale, andrò a mettere di nuovo il chiaro. E ora sfumiamo i tre colori insieme, che così sono un po' eccessivi, diciamo. Devo sfumare bene, 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 bene. Vedete, salgo anche al di sopra della piega dell'occhio e sfumo. Va bene, perfetto. E poi, sempre con le dita, o con il pennellino questo qui della palettina, andrò a metterci sempre il chiaro verso il condotto lacrimale, fino al centro dell'occhio, per illuminare un po' la zona. Un po' di rosa della palettina di Essence, picchiettato al centro dell'occhio. Ora, con questo pennellino trasversale andrò a prendere sempre il grigio, farò un mix dei due grigi e vado sotto nella rima inferiore. A disegnare una linea. Tengo molto attaccata praticamente alle ciglia inferiori. Vedo a tracciare una piccola linea. Ok. Da qui andrò a mettere l'eyeliner, io uso questo qui sottile della Essence, momento difficilissimo, cerchiamo di non sbagliare. Io comincio proprio dal condotto lacrimale. Mi tengo sempre molto vicino alle ciglia, non voglio fare una linea troppo spessa. Salgo, vedete, praticamente ho unito le due linee, quella che ho fatto sotto con l'ombretto con questa. Mi serve per essere un pochino più precisa praticamente la linea che ho fatto sotto. Ora, sempre col pennellino a penna, do un'altra passata qui di grigio. E sfuma leggermente. Illumino ancora la parte centrale qui. Ecco qui. Mascara. Io unisco questi due. Prendo prima questo di Essence blu, che ha lo scovolino bello cicciotto. Cerco di aprire bene le ciglia. Sotto. E passo all'altro mascara, questo qui da sempre Essence, questo con lo scovolino curvo. Vado a intensificare. Questo fa proprio effetto ciglia finte. Quindi un mascara, un
guardi un po' anche verso l'altro occhio. Intensifichiamo lo sguardo. Voilà! Che ne dite? Devo mettere un altro po' di grigio sull'altro occhio. Qua. Eccoli gli occhi. Sopracciglia ero già andata a farle prima in precedenza. Ora passiamo al rossetto, anzi blush terra. Io sto finendo questa qui di Essence. Ecco fatto, rossetto, andrò a fare il contorno labbra con matita di Essence, eccola qui, questa bellissima che adoro, che è la Non Glassing numero 3, Yummy Berry. Riempio anche un po' le labbra e dopodiché andrò ad usare come rossetto questo qui, il Velvet Lipstick di Deborah. Che adoro. Qua. Poi ditemi voi se secondo voi il rossetto è un po' scuro. Io ora sto pensando un attimino di mettere un po' di luci, non lo so, ci penserò. Do un'altra piccola sfumata. Ed eccoci. Zoom un po' così si vede meglio il trucco occhi. Che ne dite? Spero vi piaccia, questo è il make up che ho pensato per Natale, un po' diverso, un pochino più simil smokey e niente, fatemi sapere nei commentini che cosa ne pensate, io spero vi sia piaciuto, vi mando un bacione e al prossimo video, ciao!